Continuiamo e torniamo in Francia. Abbiamo avuto il contributo di Marine Le Pen via video, ma ora vogliamo dare spazio a una voce di speranza, una voce di libertà che lotta per un futuro migliore per il suo paese e per l'Europa intera, nonché il più giovane leader del gruppo identitario. Prego, con il contributo video dalla Francia. Bene, chiamo ora con me sul palco un amico, il presidente del Rassemblement National, Jordan Bardella. Cari amici d'Italia e di tutta Europa, signor ministro, capitano, caro Matteo, avant de démarrer un petit... Prima di cominciare vorrei dire qualche parola in francese. Un pensiero per le vittime dell'attentato islamista che è avvenuto ieri sera a Parigi e che ha comportato la morte di un cittadino tedesco. I nostri pensieri siano vicini alla famiglia di questa persona. Ascoltare il francese merci pour eux. So che vi piace ascoltare il francese, ma visto che l'Italia è il mio paese di origine, mi rivolgerò a voi in italiano. Grazie a tutti per l'accoglienza e per la vostra energia. Grazie Matteo per l'amicizia e la fedeltà che unisce il Rassemblement National, Marine Le Pen e la Lega. Grazie ai nostri amici presenti che rappresentano qui il volto di un'Europa delle nazioni libere. Siamo orgogliosi di essere oggi a Firenze. Questa città rappresenta uno dei più grandi successi della civilizzazione italiana e quindi della civilizzazione europea. Lo scrittore Stendhal, nel secolo XIX, arrivando qui a Firenze, scriveva all'improvviso: il mio sguardo si è immerso nella pianura e ho visto da lontana come una massa scura Santa Maria del Fiore e la sua famosa cupola, capolavoro di Brunelleschi. Ecco dove hanno vissuto Dante, Michelangelo, Leonardo da Vinci. Ecco questa nobile città, la regina del Medioevo, e tra queste mura che la civilizzazione è ricominciata. Così parlava il grande scrittore francese Stendhal, evocando questa città di Firenze che fu la culla del Rinascimento. E tra questa mura che la civilizzazione è ricominciata, e tra queste mura che rinnoviamo il nostro desiderio di vederla continuare. Firenze. Firenze è il mondo ordinato secondo lo spirito europeo,
con il suo gusto per la ragione, il suo amore per la bellezza. Quando uno viene qui, sente un immenso sentimento di orgoglio, quello di capire per quale singolare civilizzazione noi stiamo combattendo. Amiamo le nazioni d'Europa, vogliamo difendere e trasmetterle alla generazione future. Ed è perché amiamo l'Europa che combattiamo le politiche condotte dall'Unione Europea. E perché amiamo l'Europa che rifiutiamo che il nostro continente diventi preda di Washington e Pechino, lo zerbino di Erdogan e lo stelo 5 Stelle dell'Africa. Le prospettive che si offrono a noi patrioti sono inedite. Ovunque i popoli si alzano, ovunque rompono la meccanica della negazione e del disprezzo, ovunque fanno crescere questa onda di speranza, come abbiamo visto con il successo del nostro amico Geert Wilders nei Paesi Bassi. Ridotti al silenzio dai tecnocrati di Bruxelles, i popoli stanno ritrovando la voce. E siamo noi che i popoli scelgono per essere i portavoci di questa speranza. Ovunque i popoli hanno ragione di essere arrabbiati con l'immigrazione di massa che minaccia le nostre società, l'Europa, che aggrava la violenza e la delinquenza. Vorrei evocare con voi questa attualità che ha scioccato la Francia e di cui forse avete sentito parlare. In un piccolo villaggio del sud-est della Francia, durante una festa popolare, un giovane di 16 anni, Thomas, è stato assassinato da una banda di criminali tutti provenienti dall'immigrazione. Erano venuti, secondo i testimoni, per pugnalare i bianchi. Ciò che doveva essere un momento di festa tra amici è diventato un momento di orrore, poi un momento di lutto per un'intera famiglia, un intero villaggio, un intero paese. Tutti i francesi hanno avuto il cuore spezzato vedendo questa immagine straziante della bara di Thomas portata dai suoi amici. Nessun giovane di 16 anni dovrebbe morire in circostanze così ignobili. Non vogliamo un'Europa. Non vogliamo un'Europa dove la nostra gioventù muore per un presunto cattivo sguardo o semplicemente perché sono francesi in Francia. Non vogliamo un'Europa dove i nostri popoli siano condannati a convivere con la barbarie. La questione dell'immigrazione in Europa non è semplicemente una questione statistica, è la questione esistenziale della nostra identità, di ciò che siamo oggi e che vogliamo essere domani. Per noi la risposta non ammette ambiguità. Siamo a casa nostra e vogliamo rimanere. Vogliamo rimanere francesi in Francia. Vogliamo rimanere olandesi nei Paesi Bassi. Vogliamo rimanere italiani in Italia. Vogliamo rimanere europei in Europa. Vogliamo conservare le nostre tradizioni, i nostri valori, la nostra cultura e il nostro stile di vita. Vogliamo proteggere le nostre libertà, la libertà delle donne, le nostre famiglie e la nostra civilizzazione.
A proposito, le immagini del dramma di Lampedusa sono state viste in tutta Europa. Queste immagini potrebbero essere il futuro dell'Europa domani se noi riprendiamo subito il controllo. Conducendo una politica dissuasiva dell'immigrazione quando era ministro dell'Interno, Matteo Salvini ci ha mostrato che proteggere le nostre frontiere è possibile. Amici miei, l'Unione Europea è diventata un pericolo per l'Europa. L'Unione Europea cerca di imporci l'ideologia della decrescita che minaccia la nostra autonomia e il nostro tessuto sociale. Decrescita civile, con la ripartizione obbligatoria dei migranti, con la porosità delle nostre frontiere. Decrescita agricola, con un'ecologia punitiva e la firma di accordi di libero scambio con tutto il mondo che creano una concorrenza sleale per i nostri agricoltori. Decrescita industriale con il divieto del patriottismo economico. Dobbiamo, amici, rompere con questa Europa del rinunciamento per ricollegarci a quella della grandezza e della potenza. Quella dell'Alleanza Europea delle Nazioni libere, sovrane, capaci di cooperare insieme sui grandi cantieri del futuro. Nel mio paese, la Francia, ci stiamo preparando a dire ciao Macron. Siamo impegnati nella stessa grande lotta, una lotta per i nostri popoli, per le nostre patrie, per le nostre libertà. Siamo l'Europa che rialza la testa, consapevole della ricchezza di ogni nazione. Siamo l'Europa dei grandi progetti, delle cooperazioni, l'Europa delle frontiere e dell'identità. Siamo l'orgoglio, la potenza, la combattività e soprattutto la volontà. Siamo vicinissimi a una nuova era e una nuova alba. Grazie e avanti. Vive la France, vive l'Italia e vive l'Europe des Nations. Viva la Francia, viva l'Italia, viva l'Europa delle Nazioni. Grazie. Grazie Giordano.